abbiamo messo in campo un'attenzione politica e soprattutto gli investimenti di grandissimo rilievo, a cominciare dai 100 milioni di euro che abbiamo stanziato per la ricerca sul cancro. Abbiamo finanziato 5 linee di ricerca coinvolgendo istituti pubblici, a cominciare dal Pascale, istituzioni private, TIGEM, centri di ricerca, perché vorremmo lavorare a produrre un vaccino contro le diverse forme di cancro. E dunque stiamo lavorando in questa direzione. E poi ovviamente a finanziare la ricerca nei campi di tradizionale forza della Campania, l'aerospaziale, l'automobile, l'agroalimentare, il sistema moda, e in ognuno di questi campi stanno maturando cose interessanti. Nell'aerospaziale si sviluppa la presenza di Leonardo a Pomigliano, stiamo lavorando per portare una fabbrica di droni a Napoli, a Grazzanise, stiamo lavorando su altri versanti, agroalimentare, ricerca scientifica in agricoltura, nell'ambiente. Insomma, stiamo tentando di collocare la Campania nei luoghi nei quali davvero si costruisce il futuro, con la ricerca, con i contenuti tecnologici. Il lavoro è in corso e mi pare che stiamo ottenendo risultati importanti. Oggi abbiamo avuto molte buone notizie, il report sulla Campania descrive un territorio in continua crescita, in fermento, dinamico. E noi siamo molto soddisfatti del percorso avviato, sicuramente per noi le parole chiave sono e continuano ad essere la valorizzazione dei nostri talenti, le competenze e il nostro capitale umano, attività di contaminazione, mettere insieme soggetti diversi ma che convergono verso un obiettivo che è quello appunto di rendere più competitivo il nostro territorio. Le università, i centri di ricerca, le start-up, le imprese, le piccole, le medie, le grandi, tutti insieme verso un obiettivo, e poi un'apertura di curiosità a guardare il territorio, a guardare i mercati, a guardare all'innovazione come appunto un'acceleratrice di processi importanti, e quindi l'open innovation, che non è solo una piattaforma, non è solo uno strumento informatico, ma è proprio un approccio a guardare al mercato, a guardare all'esterno e a orientare l'offerta sempre di più a quelle che sono le esigenze del mercato. Questo è un territorio che sono sicura darà delle risposte veramente molto interessanti. Abbiamo voluto dare un giusto spazio, credo, a questi ragazzi che oggi appunto hanno presentato le loro ricerche e anche la loro esperienza. Avere 3 giovani campani tra i primi 10 italiani individuati come, insomma, gli innovatori più fervidi è una soddisfazione. Sono tutti ragazzi che hanno investito ore uomo nella loro professionalità, hanno fatto esperienze all'estero, hanno avuto successo e adesso stanno investendo qui in Campania, trovando, credo, anche una giusta ricompensa agli sforzi fatti. Nello specifico Megaride o Megaride sviluppa applicazioni real time per la simulazione dell'interazione tra pneumatici e strada. Noi siamo innanzitutto dei ricercatori del gruppo di ricerca in dinamica veicolo dell'Università di Napoli, e nell'ambito delle attività di ricerca e delle interazioni con il mercato automobilistico legate ai nostri stessi percorsi di ricerca sono venuti fuori dei prodotti che a un certo punto necessitavano di avere uno sfogo sul mercato. Io sono a capo di un gruppo che si occupa di elettronica dei tessuti, facciamo delle interfacce che si basano su microchip che vengono poi impiantati nel corpo umano. Nello specifico il progetto con il quale poi, insomma, ho vinto questo premio, l'MIT Technology Review, è per un cerotto fotovoltaico, quindi utilizzare una cella solare come bendaggio flessibile a coprire una ferita da taglio o bruciatura, e la conversione di luce solare in impulsi elettrici permette l'accelerazione della rigenerazione della pelle. Il mio progetto di ricerca, o meglio la linea di ricerca che ho sviluppato come capogruppo ricercatore all'IT, riguarda la biologia sintetica, ovvero sistemi per studiare meccanismi di diverse patologie o di sviluppare terapie alternative. E il progetto su cui mi sono focalizzata e con cui ho vinto lo Young Innovator Award dell'MIT riguarda il trattamento di tumori solidi attraverso ingegnerizzazione di cellule del sistema immunitario, che vanno a riconoscere in maniera molto intelligente, con dei sensori intelligenti, solo l'ambiente tumorale, ad attaccare solo le cellule tumorali. Diciamo, stiamo ottenendo veramente tantissimi successi, in realtà li stanno ottenendo i nostri ragazzi, i nostri giovani. Questo significa che noi abbiamo una formazione di grandissima qualità, che è assolutamente competitiva in tutti gli standard internazionali, ci viene riconosciuto da tutti, anche stamattina l'hanno tutti riconosciuto venendo da tante parti del mondo. Adesso dobbiamo essere bravi a trasformare questo talento dei giovani in una grande opportunità di investimento, in maniera tale da trasformare questo anche in posti di lavoro, in opportunità di crescita per
per la regione e ridurre questo brain drain che noi soffriamo, cioè noi abbiamo talenti straordinari campani formati nelle nostre università che stanno in tutti i posti chiave nel mondo, noi ne assorbiamo alcuni nelle nostre strutture, ma il resto lo deve fare l'impresa privata, i sistemi misti, cioè su questo abbiamo molto da lavorare, però questa è la sfida decisiva del futuro.